Ciao raga, benvenuti nel TG 1000. Oggi parliamo di quattro news Covid, quattro di numero praticamente. La prima news è Covid in Emilia Romagna, oltre 12.000 casi e 22 morti in 24 ore. In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sono emersi 12.618 nuovi casi di Covid. Ah, raga, mi sono scordato di dire che queste news le sto prendendo dai siti, che li trovo ogni giorno, cerco su YouTube, scusate, non YouTube, su Google, news Covid e poi il giorno. Quindi sono vere ste notizie che vi sto dando. Comunque, sono 2600, vabbè, ciao, 2062, tra parentesi più 46 rispetto a ieri. Poi, Covid Piemonte. Finalmente parliamo del Piemonte. Ok, un attimo che apro sul desktop. Comunque, l'unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato 9.564 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, tra parentesi, di cui 8.692 dopo test antigenico, pari al 12,8%, di 74.657 tamponi eseguiti, di cui 67.239 antigenici. Dei 9.564 nuovi casi asintomatici sono 8.108, tra parentesi 84,8%. I casi sono 8.183 di screening, 1.088 contatti di caso, 293 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 707.500, di cui 59.073 Alessandria, 33.290 Asti, 25.658 Biella, 99.766 Cuneo, 55.263 Novara, 368.167 Torino, 24.998 Vercelli, 26.728 Verbano, non so come si pronuncia, Cusio, Ossola, oltre a 3.472 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 11.085 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva. Ok, poi scusate, sempre devo aprire sul desktop prima. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su 5.589 tamponi molecolari, sono stati rilevati 684 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre
7.242 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.073 casi. Tra parentesi, 14,82% le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, di cui 36 non vaccinate, e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399, lo ha comunicato il vice governatore della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella da zero. Oh, e raga, comunque scusate se ho letto così male, vabbè, perdonatemi, solo che non leggo molto molto spesso. E vabbè raga, per oggi è tutto. Ditemi che ne pensate di quello che vi sto proponendo del Covid, che vi sto dando le notizie sul Covid. E raga, ci vediamo domani con un video pomeridiano come al solito, e anche non so se riesco tutti i martedì, però se riesco vi posto anche i TG1000, perché sono da amici, quindi non so se riesco. E vabbò raga, per oggi è tutto. Faccio una cosa, il martedì, perdonatemi, ma preferisco non dare... No, aspetta, vabbè, vi parlo poi nello shorts che manderò. Vabbè raga, vi mando all'outro e da 1000 stendini, vabbè, da TG1000 sono un po' abituato a chiamarmi 1000 stendini ancora. Al TG1000 è tutto. E raga, bella!